Ciao ragazzi, buongiorno e ben ritrovati. Allora, ieri è uscito l'interpello, proprio ieri 24 novembre 2021, l'interpello numero 788 del 2021, che ci dà diverse indicazioni. Ci dà l'indicazione più importante, che prende da qui, prende il titolo, il video di oggi: se possiedo cripto fuori da exchange centralizzati, quindi sono in possesso della così famosa chiave privata, devo ugualmente mettere, dichiarare tutto nel quadro RW, ma da anche altre risposte di cui andiamo a parlare all'interno di questo video. E in più voglio fare un piccolo appunto su chi in questi giorni ci ha scritto, ha fatto consulenze per possibili trasferimenti di residenza all'estero. Voglio parlarvi un attimo di come vedo io, no, i trasferimenti all'interno dell'Unione Europea, Portogallo, Spagna, piuttosto che paesi dell'est. È inutile che andiamo a fare un altro video, mettiamoci tutto dentro a questo video qua, che secondo me può essere molto utile. In sostanza, che cosa accade? Accade che viene confermata la linea che un po' tutti abbiamo descritto in questi ultimi mesi, la linea dell'Agenzia delle Entrate, che poi è quella che vi ho riportato all'interno del mio video corso, quello su come pagare e non pagare le tasse sulle criptovalute, in linea, insomma, con tutti i professionisti del mio studio, del nostro studio. Che vi ricordo ritroverete nella giornata di sabato prossimo, dove ci andremo a concentrare su quelle che sono le strategie, ovviamente legali, che potete applicare per evitare di pagare una montagna di tasse sulle criptovalute. Parleremo anche di protezione, parleremo di fintech, startup, insomma sarà una giornata piena di contenuti, spunti, riflessioni a cui parteciperanno commercialisti e specialisti vari. Ci tengo a ribadire su questo punto che la giornata sarà registrata, quindi chi non può partecipare o chi guarda questo video perché è interessato all'interpello di cui andiamo a parlare adesso, magari stai guardando questo video che siamo già a dicembre o a gennaio, puoi sempre acquistare il video corso e lì andare a vedere tutti i contenuti all'interno, in più le dirette che andiamo a registrare. Quindi 29 secondi contati, numerati di spot e poi partiamo con i contenuti di questo ultimo interpello. Come tutelare le tue criptovalute ed evitare di pagare una montagna di tasse? È il titolo del nuovo seminario di Francesco Carrino e dei suoi collaboratori, commercialisti, esperti in criptovalute ed alternative asset, che accompagneranno per una giornata intera il 27 novembre. L'accesso alla diretta è riservato a chi avrà acquistato il corso su www.strategiecrypto.video. Bene, ci divertiremo. Secondo me, sabato prossimo ci divertiremo abbastanza. Detto ciò, tornando al punto di oggi, qui in basso, in descrizione a questo video, ti linko il link appunto dell'Agenzia delle Entrate diretto sull'interpello di cui andiamo a parlare in questo video, in modo che tu possa leggertelo da solo oppure girarlo al tuo commercialista, non so, ve lo lascio qui in basso. Ebbene, quindi l'interpello, il punto dell'interpello, poi parliamo di altri punti che dal mio punto di vista sono più importanti sulla tassazione e, come vi ho detto, sui paesi esteri dove trasferire la propria residenza, ma sempre all'interno dell'Unione Europea. Il punto essenziale di questo interpello è che la L'Agenzia delle Entrate ci conferma che nel quadro RW vanno compilate, dichiarate, monitorate. Bisogna informare l'Agenzia delle Entrate di tutto ciò che posseggo, sia su una ledger, sia su, non lo so, un qualsiasi wallet offline o meno, su qualsiasi dispositivo che non sia ovviamente gli exchange centralizzati, perché lì davamo per scontata la dichiarazione, il monitoraggio. Ok? Oltretutto, questo tipo di informazione, non lo sapevo che sarebbe uscito questo interpello in questi giorni, te l'avevo data qualche settimana fa. Oggi andiamo a mettere il bollino, purtroppo, dell'Agenzia delle Entrate, sempre con lo scopo, ragazzi, di essere chiari, no? Nel capire che non esiste una normativa. Parleremo anche di questo richiamo che ha fatto l'Agenzia delle Entrate all'interno di questo interpello, questo richiamo di questa lacuna che è evidente, che mette in difficoltà un po' tutti, non solo il contribuente, ma anche l'Agenzia delle Entrate stesse. Ma all'interno di una situazione in cui ci troviamo in questo momento, che è di fatto grigia, cioè non siamo né nel bianco né nel nero, cioè siamo in una situazione dove ogni paese dell'Unione Europea va per cavoli suoi, ma sarà così per molto tempo? Per quanto tempo? Perché dal mio punto di vista bisogna stare molto attenti, perché quando entrerà in vigore il MiCA, quindi il regolamento europeo, tutte le nazioni si dovranno adeguare. Questo mi pare evidente, quindi avete già capito il mio riferimento, no, ai paesi
esteri, diciamo così, all'interno dell'Unione Europea. Quindi, tenendo sempre in considerazione che c'è una lacuna grande come una casa, che non c'è una normativa, che non c'è una normativa chiara, che si sta facendo luce un passo per volta, all'interno di questa situazione bisogna assumersi la responsabilità di capire che cosa si può fare con queste criptovalute, soprattutto nelle prospettive, come vi ho già detto, di arrivare ad incassare, no? Di portare a casa un risultato per poter realizzare, non lo so voi, cosa avete voglia o meno di realizzare, oppure la decisione di dire io resterò fuori da questo mondo, il mondo fiat, resterò nel mondo parallelo, nell'universo parallelo, come l'abbiamo definito, all'interno di questo canale, quello delle criptovalute, e quindi agisco di conseguenza. Detto ciò, l'interpello cosa prende? Prende in considerazione quella che è la sentenza della Corte di Giustizia europea del 22 ottobre del 2015, che sostanzialmente cosa fa? Assimila le operazioni di valuta virtuale a quelle relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio. Questo punto è stato già chiarito negli ultimi incontri che ci sono stati anche al G20 di quest'anno, oltre agli interventi della Banca Centrale Europea, che sono andate a definire che cosa? Che i beni virtuali non possono essere più considerate come valute, ma come criptoattività. Quindi crypto asset, così come ti avevo già anticipato e predefinito all'interno del videocorso. Non è per dire che all'interno del videocorso, insomma, abbiamo cercato di fare un lavoro di gruppo insieme ai miei commercialisti. All'interno troverai veramente già quelle che sono le linee. Molti di voi mi dicono: ma sarà modificato, aggiornato? Il videocorso sarà aggiornato e modificato, ma vi dico che è già un passo in avanti rispetto al panorama, diciamo così, che potete trovare sul web. Quindi il punto numero uno è che l'agenzia qui lo dice chiaramente: nel quadro RV vanno indicate tutte le criptovalute, che aveva privata, che non privata, tutte, ok? Poi va a chiarire ancora una volta quando scatta la tassazione. La tassazione scatta nel momento in cui c'è il prelievo da wallet o portafoglio elettronico, nel momento in cui io prelevo le mie cripto, ok, sto generando un reddito, sto generando un guadagno, a meno che non c'è una perdita, in quel caso c'è una minusvalenza, ma generalmente se sto prelevando è perché ho generato un guadagno. Se supero la giacenza di 51.645,69 centesimi, allora dovrò pagare il 26% di imposta sostitutiva, e su come non pagarla ne parliamo in maniera legale sabato, mi raccomando, perché gli strumenti per non pagare ci sono. Serve semplicemente educazione, formazione, istruzione e applicare cose che già altri per anni hanno applicato nel tempo, e saperlo fare, soprattutto come muoversi. Ma l'Agenzia delle Entrate, punto dolente, va a chiarire ancora una volta, anzi a ribadire ancora una volta, un concetto che a me non scende, ma che abbiamo rappresentato all'interno del videocorso, ma in realtà non scende in nessun paese europeo. E adesso vi spiego perché gli altri paesi europei non lo fanno e fa queste considerazioni semplicemente all'Agenzia delle Entrate. Cioè, l'Agenzia delle Entrate cosa dice all'interno di questo interpello? Ci dice che anche se c'è una conversione da una valuta virtuale a un'altra valuta virtuale, o poi passo in euro e poi ricompro Ethereum e poi vendo e prendo un'altra criptovaluta, poi faccio cambio, ogni volta bisogna considerare queste compravendite ai fini del calcolo della tassazione. Dicono letteralmente che costituisce una cessione anche la conversione, però nei punti precedenti parla di tassazione quando c'è un prelievo. Il Sole 24 Ore di oggi, Italia Oggi, insomma tutti i giornali che ne parlano di questo interpello, cosa dicono? Dicono quello che sto per dirvi io, e questo punto è il punto che differenzia l'Italia da tutti gli altri paesi, ad esempio la Francia. Cioè, se io vendo un asset per comprarne un altro, faccio uno scambio, eccetera eccetera, non si applica a niente, non si genera un reddito imponibile, non si dà luogo a un reddito imponibile. Perché gli altri fanno sto ragionamento e l'Agenzia delle Entrate no? Allora, ti faccio due esempi molto veloci. Qualcuno di voi magari avrà fatto qualche volta delle operazioni di Forex, no? Su delle piattaforme. Bene, quando tu fai delle operazioni US, dollaro, euro, euro, cioè sulle valute, no? O su qualsiasi tipo di operazioni, su piattaforme che sono già state schedate come intermediari finanziari autorizzati, cosa accade? Su queste piattaforme tu hai un report che può essere giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, eccetera, eccetera. Un report che ti fa vedere tutte le operazioni di compravendita che tu hai fatto, le minusvalenze, le plusvalenze realizzate, e poi ti va a calcolare alla fine quelle che sono le cose che tu devi portare al tuo commercialista per pagare, sì oppure no, le tasse su queste operazioni qua. Ora, attualmente le piattaforme
molte piattaforme, molti exchange centralizzati non forniscono questo tipo di informazioni. Quindi questo calcolo dovrei farmelo io, oppure dovrei pagare io il commercialista che dovrebbe farmi applicarmi il calcolo LIFO, no? Andare a ritroso, bla bla bla, e fare tutta sta roba qui. Quindi è qui che tiriamo fuori una norma che dice chiaramente che non è onere del contribuente prendersi cura di tutta sta roba qui, è onere tuo, vostro, del legislatore, legiferare, dare indicazioni alle piattaforme affinché le piattaforme possano realizzarmi un report che io prendo, stampo, porto al commercialista e fine. Oltretutto, sotto questa forma c'è una garanzia, perché la piattaforma che va a implementare questo report deve introdurre, diciamo così, dei controllori che controllano appunto la veridicità di questo calcolo, di queste operazioni, che attualmente non c'è. Cioè attualmente tu scarichi un file CSV, un file XLM, nella migliore del XLS, scusatemi, mi confondevo con la fatturazione elettronica, scusatemi, che scarichi sto file che in realtà è modificabile. Come facciamo? Che facciamo? Cioè, chi dà certezza di questi dati? E soprattutto, qui stiamo parlando di exchange centralizzati che almeno quel file ce l'hanno, ma se io queste operazioni, dato che tu mi stai dicendo che devo dichiarare anche laddove sono in possesso delle chiavi private, se queste operazioni io le faccio su piattaforme o fuori dagli exchange centralizzati, come la mettiamo? Cioè, come la mettiamo sui vari compravendita? Ora, chissà come funziona questo mondo qua, alla domanda come la mettiamo c'è già una risposta, fine. O l'Agenzia delle Entrate non sa come funziona, o l'Agenzia delle Entrate punta, come fa sempre in Italia, a sparare alto per prenderci, no, il minimo di incasso delle tasse. Ora, noi all'interno del videocorso abbiamo spiegato questa roba qui, quindi che c'è una cessione, la cessione si verifica anche quando c'è una conversione da cripto a cripto, e come andare a fare il calcolo. Detto ciò, abbiamo dato indicazioni e poi ognuno di voi, in totale responsabilità con i propri consulenti, commercialisti, se volete lo fate con i nostri, ovviamente prenderà le decisioni su cosa fare. Questo è l'unico modo in cui agire, dato che non c'è, ci sono lacune normative incredibili. Infatti è la stessa Agenzia delle Entrate che mette in luce, in questo interpello ma anche negli altri, il fatto che ci troviamo in una situazione particolare, ci troviamo in un grigiore, cioè ci troviamo in una situazione in cui non è né bianco né nero, ma il mondo cripto a livello normative, legge e quant'altro è grigio, molto grigio, un grigio scuretto. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attendere la nuova regolamentazione, scusate, dell'Unione Europea, il famoso MiCA, su cui vi ricordo che il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo qualche mese fa. Ora, quando verrà fuori, perché vi dico questo? Perché anche le Camere, la Commissione Credo Finanze, si è espressa qualche mese fa dicendo chiaramente: guardate, noi possiamo normare e legiferare questo mondo, però farlo in questo momento con il Ministro dell'Economia attuale è fuorviante, perché poi uscirà fuori la regolamentazione europea e poi magari noi andiamo ad interpretare in una certa maniera e dobbiamo rifare tutto. Quindi attendiamo direttamente il MiCA. Ecco perché tiro fuori il Portogallo, la Spagna, i paesi dell'est su cui stiamo ricevendo mail, consulenze, chiarimenti vari. Perché dal mio punto di vista il trasferimento di residenza all'estero, che è all'interno del pacchetto delle strategie per pagare in maniera regolare le tasse o non tasse sulle criptovalute, di cui discuteremo sempre sabato prossimo, su cui ci focalizzeremo, ragazzi, non tanto su tutti i paesi, tutte ste robe qui, perché lì ci vogliono conoscenze specifiche. Parleremo di qualche paese, ma il punto fondamentale che andremo a trattare è l'interesse socio-economico. Cioè, che voi non facciate cazzate a trasferire fittiziamente una residenza e poi trovarvi nei guai. Quindi andremo a definire alcuni aspetti fondamentali. Ora però, quando io parlo di questo argomento, tengo sempre in considerazione che una residenza fiscale non può essere spostata, cioè me ne vado all'estero per non pagare le tasse, perché il modo per non pagare le tasse si trova, c'è in Italia, tramite società, tramite altri strumenti, tramite gli strumenti che andremo ad analizzare, che sono analizzati all'interno del videocorso. Se mi trasferisco lo faccio per anche altri motivi, e questa ragione è, come devo dire, è ancora di più giustificata in questa situazione, perché tu adesso magari progetti uno spostamento in un paese dell'est piuttosto che in Portogallo, piuttosto che in Spagna, piuttosto che in Francia, in Germania o dove vuoi tu, e poi entra in vigore il MiCA dovrà essere applicato da tutti i paesi dell'Unione Europea. Non so se avete capito, quindi questo è un ragionamento che io vi invito a fare.
Detto ciò, queste lacune sulle mancanze di normative, leggi e quant'altro sono rappresentate in tutti gli articoli di giornali finanziari in quest'oggi presenti che parlano di questo interpello e rappresentate persino dall'Agenzia delle Entrate. Infine, l'Agenzia delle Entrate all'interno di questo interpello ci conferma che nella compilazione del quadro RV non va dichiarata, non va pagate imposte come l'IVAFE e in buona sostanza conferma quella che è la linea che abbiamo tracciato all'interno di questo canale. Ricordatevi sempre di distinguere tra monitoraggio, portare a conoscenza l'agenzia di entrate che posseggo, ok, dalla tassazione, perché sono due argomenti completamente differenti, staccati, e ricordatevi sempre che anche la mancanza di una normativa non giustifica un vostro comportamento per nascondere, perché lì si possono andare ad attaccare, a creare nel tempo delle situazioni che fanno scattare il penale, ve l'ho già spiegato, cioè alla lunga quando poi avrete voglia, adesso non ne avete, ma avrete voglia di spendere la vostra liquidità, non l'avete mai dichiarato, non avete fatto mai niente, qualcuno, no, vi chiederà da dove provengono sti soldi. Quello è il punto fondamentale di tutta sta storia del monitoraggio, la provenienza del denaro, la legge antiriciclaggio. Ci vediamo al prossimo video, ciao.